Boskov dà nuova fiducia alla Samp, capace di vincere una settimana fa a Bari. Un solo inevitabile cambio: Pesaresi al posto dello squalificato Vergassola. Signori va ancora in panchina. Ulivieri non abbaggio per infortunio, Paramatti per squalifica, Cristallini per sua scelta. Il Bologna si affida allora a Nervo, Magoni e Scialno. L'arbitro è De Santis di Tivoli. Si comincia e subito Mihajlovic ci prova su punizione. Buona la potenza, non la precisione. Copione simile al nono, posizione ideale per Veron. Sul tiro Stelka respinge corto, ne nasce una mischia con palla che arriva poco fuori area a Mihajlovic. Conclusione, la stiamo per vedere immediata, ma la mira è ancora imperfetta. Il gioco è confuso, il modo in cui la Samp trova il vantaggio nella prova. Dodicesimo, Marocchi e Torrini si intendono come peggio non potrebbero. Montello, opportunista, ne approfitta e trova l'1-0 e parte il suo aeroplanino. Merita di essere rivista la 16ª rete stagionale di Montella, rigenerato dopo settimane opache. Il Bologna replica con Kolivanov su punizione, la palla sfila alla destra di Ferron. 20esimo, Montella se ne va verso Sterkel e Torrisi lo mette giù. Poteva costargli l'espulsione ed invece De Santis si limita ad ammonirlo. La punizione di Veron, Sterkel è piazzato assai bene. Tema dominante le punizioni. Questa è di Mihajlovic, il riflesso di Sterkel e palla in angolo. 28esimo, lancio lungo di Marocchi per Kolivanov, giudicato però in fuorigioco, non vale il gol. Il Bologna protesta molto e forse, rivedendo l'azione, non ha tutti i torti. La velocità e la tecnica di Veron che supera Paganin ed entra in area, poi eccesso di altruismo ed assist per Montella che però è in ritardo. Il finale è ancora della stampa, Legel vede esserne Pesaresi l'occasione ideale, l'errore davvero madornale. La sintesi montata da Gianni Sansoe ci porta alla ripresa, numero di Montella al terzo, si libera di Paganin e di Torrisi, la conclusione, palla fuori, questione di centimetri. Va del disimpegno Magoni e Franceschetti può lanciare Veron, potente e preciso l'argentino. Al quinto minuto il raddoppio si materializza così, 2-0, testa grande per Veron. Mihajlovic prova a chiudere i conti, Sterkel si difende come può, palla in angolo, è l'ottavo. Il Bologna trova la forza di reagire, profondo lancio di Torrisi per Anderson che sguscia nella difesa e si tocco sull'uscita di Ferron, vale il 2-1 e dà nuova suspense alla gara, il decimo minuto. Gli ospiti insistono, Nervo serve Kolivanov, Ferron ha coraggio nell'uscire e bravura nell'alzare in angolo. Il Bologna ha schemi collaudati, l'invito di Torrisi per Anderson che ha spazio per dar palla a Kolivanov, Ferron salva qui la Samp. 18esimo, l'intesa tra Veron e Montella, l'attaccante conclude di forza, Sterkel gli si oppone con efficacia. Punizione di Kolivanov al 23esimo, recita a soggetto con Tarantino che fa da sfondo ad Anderson che va più in alto di Mannini e realizza il 2-2, a quel punto meritato. Un copione studiato, un piacere rivederlo. La Samp barcolla, il Bologna non si accontenta, controllan per Magoni, per Anderson che è il tempo per mirare e centrare l'angolo dove Ferron non può arrivare. È il 37esimo quando gli ospiti trovano il 3-2 che non cambierà e lo svedese la prima tripletta in rosso-blu. La Samp